sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Parola del Santo Vangelo, cancelli i nostri peccati. Ringraziamo il Signore per il dono di questa opportunità che ci offre di attendere il dono dello Spirito, lo Spirito di verità che ci guiderà alla verità tutta intera, dice il Signore. E il beato Apostolo Paolo, giunto ad Atene, prova a comunicare la verità. Si trova all'Areopago, che è una piccola collinetta che si trova fra l'Acropoli e l'Agorà. L'Agorà è la piazza, l'Acropoli è la zona alta, e su questa collinetta si parlava verso la piazza, un po' come se ci fosse un piccolo declino, e da lì si parlava quanti erano lì che volevano ascoltare qualcosa, e salivano su questa altura e si parlava. E San Paolo prova a parlare, a convincere gli ateniesi, partendo proprio da quella che è la ricerca che loro desideravano della verità. Anche se Ares, la divinità pagana a cui era dedicata quell'altura, era la divinità dalla quale diffidare sempre. Tu puoi ascoltare chi ti parla, però, come siamo soliti dire noi, prendi il consiglio di tutti, ma il tuo non lo mettere mai da parte. Prova a capire, a renderti conto tu personalmente, perché la verità è qualcosa, o meglio, qualcuno per noi cristiani, di cui fare esperienza. Non è qualcosa di ignoto, di sconosciuto, di misterioso, almeno per noi che siamo credenti. E Paolo cerca di aprire la mente, il cuore, all'intelligenza della scrittura, perché gli ateniesi possano accogliere Cristo Gesù Signore. È proprio di Gesù che parla, è proprio di Gesù che inizia a proclamare quella salvezza che solo attraverso di Lui può raggiungerci. Ma quando sentono parlare della risurrezione, qualcosa di impensabile, molti iniziano ad andarsene, e con quella, potremmo dire, espressione snob. Vabbè, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Abbiamo capito che hai fatto un bel discorso, però poi non sei riuscito a convincerci. Ma ci viene detto dal libro degli Atti degli Apostoli: alcuni si unirono a lui. Che bello! Alcuni si uniscono a Paolo e diventano credenti. Alcuni, non è per tutti. Quella fede viva, autentica, non è per tutti. Ci sono persone che non accolgono, ci sono persone che non vogliono accogliere, sono persone che vogliono rimanere nella loro posizione, nella loro condizione.
E noi possiamo provare a fare un gioco forza e a vincere con la prepotenza, ma questo non è, potremmo dire, non è la pedagogia di Gesù. Questa non è la strada che sceglie Gesù e quanti sono in Gesù. Noi possiamo con la potenza dell'amore, con la potenza dello Spirito, vincere assieme agli altri, convincere. E lo Spirito di verità che deve far affiorare questa verità che ci porta a entrare in comunione, in sintonia con Dio. Ci aiuti la Vergine Santissima, lei che viene invocata oggi in modo speciale come aiuto dei cristiani, la Vergine dell'aiuto, colei che viene in nostro soccorso, che vede la nostra pochezza, la nostra miseria e invoca misericordia come madre di misericordia presso il Figlio suo Gesù, ma ci dà delle raccomandazioni. Ecco, quando il Signore ci parla, qualunque cosa il Signore ci dica, dica al nostro cuore. Ecco, qualunque cosa, facciamola. Se il Signore vuole da noi, ecco, vuole da noi qualcosa di specifico, noi dobbiamo farla. E la dobbiamo fare noi, non dobbiamo attendere che la facciano gli altri. Dobbiamo essere noi a chiedere l'aiuto. Alzo gli occhi verso le alture, da chi mi verrà l'aiuto? E la Chiesa ogni giorno, proprio nell'iniziare la Divina Liturgia, proprio dice proprio così: Signore, vieni presto in mio aiuto, il mio aiuto viene dal Signore, Lui fa il cielo e la terra. E noi possiamo veramente confidare nell'aiuto del Signore. Beato, benedetto l'uomo che confida nel Signore, e maledetto invece colui che si fida, si affida, confida solo in un'umanità che non è illuminata da Cristo. La vera umanità è quella che solo in Cristo Gesù trova la piena identità, quel progetto di Dio che si attua attraverso il dono grande della fede. E noi vogliamo chiedere al Signore di essere quelli che ascoltano, quelli che si lasciano aiutare, quelli che si lasciano accompagnare dalla parola di Dio nel quotidiano cammino della vita, per poter raggiungere la pienezza dell'amore del Signore. Ecco, ciascuno nella propria quotidianità, ciascuno nella propria famiglia, nei propri luoghi dove vive la propria vita, perché possa essere segno di quella fede, così come lo furono quella donna di nome Damaris e anche Dionigi, uno dei membri di questo luogo dove coglie la parola del Signore e non si ferma lì. Lo stesso Dionigi, la tradizione ce lo fa ritrovare poi come vescovo di Crotone, si muove, va a girare, va ad annunciare anche lui le meraviglie dei, le meraviglie di Dio che Dio compie nella sua vita, e lui vuole essere un segno di testimonianza per gli altri. Ecco la fede cristiana, non fatta solo di parole, ma essere noi stessi la prova provata dell'amore di Dio che si fa concretezza. Se lo dato Gesù Cristo.